Centro di riferimento del Campo San Pierese, situata nel cuore del Veneto centrale, cinta da un'antica rete di fiumi e canali che ne delimitano i confini, la città di Campo San Piero si colloca al limite settentrionale della provincia di Padova. Campo San Piero si trova in una posizione strategica nel cuore geografico del Veneto, nella direttrice tra Padova e Castelfranco Veneto in direzione della pedemontana veneta. È vicina a centri molto importanti, a 20 km da Padova, 30 da Treviso, 40 da Venezia, ed è anche servita molto bene dalla linea ferroviaria che qui ha uno snodo importante, quindi è facilmente raggiungibile e da qui si può veramente visitare il Veneto orientale e centrale. Un territorio baricentrico dove il ricco tessuto culturale si fonde alla storica devozione per Sant'Antonio da Padova e ai numerosi percorsi ciclopedonali che corrono lungo le vie d'acqua che disegnano il borgo antico. Nonostante la presenza romana sia accertata, il toponimo è di origine medievale. Alle complesse vicende del lungo millennio dell'età di mezzo, il nome di Campo San Piero è dunque legato a doppio filo. Campo San Piero nasce in tre momenti. Il primo momento, verso probabilmente il IX secolo, è una villa, come si diceva allora, cioè un paese dotato di chiesa, che nasce dove attualmente c'è la parrocchia di San Pietro, sull'incrocio tra un decumano e la grande via Aurelia. Poi bisogna arrivare all'XI secolo, probabilmente, quando i signori, che poi si chiameranno da Campo San Piero, decidono di edificare in questo luogo un castello. Era una motta sopraelevata. Siamo a nord di circa 500 metri rispetto alla villa primitiva. E qui nasce il castello dei signori. Viene circondato tutto dall'acqua del Vandura, quindi è una prima fortificazione. Sarà nel XIII e XIV secolo che a sud nascerà il cosiddetto borgo, e cioè la zona abitata da mercanti e da artigiani. Questi tre nuclei di Campo San Piero sono assolutamente esemplari nella storia medievale. L'operoso borgo fortificato con la vicina e illustre frazione di Rustega fu sottomesso a Venezia nel 1405, mantenendo le funzioni militari e vedendosi assegnato un vicario veneziano a sottolinearne l'importanza strategica, civile e amministrativa. Molte e ben leggibili sono le vestigia del periodo che punteggiano il tessuto urbano. Le più notevoli tracce del Medioevo sono le due grandi torri. La torre civica era la torre della Rocca, il mastio famoso. Ma bisogna pensare che il castello era intanto un castello bellissimo, come scrisse Marin Sanudo. C'era addirittura il ponte levatoio e l'ingresso era lassù, dove sono le due finestrelle. Diciamo che dal 600 in poi è stato talmente trasformato e distrutto che è assolutamente irriconoscibile. Quindi questo noi lo chiamiamo Palazzo Tiso, ma dei Tiso non ha nulla. Inoltre c'è l'altra torre, la torre dell'orologio, che era la torre di guardia sulla porta Padova, perché all'inizio il castello aveva un'unica porta. Se le tracce delle antiche vicende di cavalieri e d'arme vanno ricercate e inseguite ad ogni angolo, Campo San Piero rientra a pieno titolo nel novero delle città murate del Veneto. Campo San Piero è anche luogo antoniano ed è legato in modo particolare a questo santo, perché è vissuto qui nell'ultimo anno della sua vita e sono rimaste veramente delle tracce importanti e un legame in tutto il territorio del Campo San Pierese. Dopo 10 anni di viaggi e peregrinazioni, un 36enne, Antonio, decise di stabilirsi nella città di Padova, dedicandosi intensamente alla preghiera e alla predicazione. Debilitato nel corpo a causa di una vita operosa e quasi ascetica, nel giugno del 1231 accettò l'invito dell'amico, il conte Tiso, e si recò a Campo San Piero per un periodo di meditazione e di riposo. Probabilmente dove oggi c'è la celletta di Sant'Antonio, c'era il primo romitorio, il primo conventino, e lì il primo segno. Antonio, ormai stanco, probabilmente alla vigilia anche di un collasso, sente il bisogno di raccogliere il suo lungo itinerare e
c'è l'apparizione di Gesù Bambino ed è lo stesso Conte Tiso che racconta questo. Nel luogo di questa miracolosa apparizione sorge oggi il maestoso Santuario della Visione, struttura armonica e recente che ingloba la suggestiva Cella della Visione, il luogo più sacro di tutto il complesso, tanto da essere nota come la piccola Betlemme antoniana. La celletta del convento primitivo, abitata dal santo, conserva sotto vetro una grande tavola ritenuta il suo giaciglio notturno. Su di essa Andrea da Murano dipinse nel 1486 l'intera figura del santo, a grandezza naturale, con i simboli consueti del giglio e del libro. Il primo segno lo abbiamo in questo santuario. Il secondo l'abbiamo di fronte ed è quello del noce. In questa tenuta c'era un grande noce e il santo chiede di poter sostare in preghiera, in meditazione, proprio tra i rami di questo grande albero. Il conte gli fa una piccola celletta con le assi. Ecco il secondo segno. Ampliato in tre momenti successivi, il piccolo santuario del Noce è stato arricchito da un ciclo di affreschi di Girolamo Tessari, che raffigura le vicende della vita del santo. L'abside è dominata da una pala di Bonifacio de Pitati, raffigurante Antonio che predica fra i rami del Noce. Tra i momenti salienti della sua vita spiccano gli ultimi istanti, quando morente nel giugno del 1231 fece ritorno a Padova su un carro trainato dai buoi. Da allora il tratto di strada da lui percorso rappresenta a pieno titolo uno dei grandi cammini della spiritualità. I 25 chilometri che separano Campo San Piero alla Basilica del Santo, a Padova, sono percorsi ogni anno da migliaia di pellegrini. La spiritualità di ieri trasuda anche oggi in questi santuari. Vengono qui, in quest'oasi di pace, per trovare senso alla vita, al loro camminare ordinario. E trovano un frate, oggi confratello di Antonio, che li ascolta, li riconcilia e tornano nelle loro case, direi, più disposti a collaborare. Un itinerario semplice che si può intraprendere partendo dai santuari e proseguendo sugli argini del Muson dei Sassi, che si prolungano sino alle porte di Padova. Un tragitto che unisce fede e amore per la natura. Agli itinerari del sacro, Campo San Piero associa numerosi percorsi ben serviti e ben segnalati, che consentono di esplorare agevolmente questo ampio spicchio di Veneto, svelandone le molte bellezze. Campo San Piero consente di godere di un turismo slow, turismo lento, molto rispettoso dell'ambiente naturale, perché fortunatamente qui l'ambiente naturale si è conservato e ci sono delle ottime opportunità. Si può sia in bicicletta che a piedi usufruire di percorsi, cammini che ci portano a vedere dei panorami molto belli e a stare in mezzo al verde. Oggi sono sempre di più i turisti che seguono questi antichi itinerari per ritrovare il lato più autentico del territorio, dove terra e acqua si incontrano. La città di Campo San Piero è inserita in realtà in un contesto molto più ampio, che è quello della Federazione dei Comuni del Campo Sampierese. Il valore di questo territorio è dato principalmente dalla presenza di fiumi di risorgiva, che qui a Campo San Piero entrano, escono e danno proprio la conformazione della città di Campo San Piero. Abbiamo il fiume Vandura che arriva da ovest, dalle campagne vicine, entra in città e dà proprio la conformazione della città di Campo San Piero. Si incontra poi con un altro fiume di risorgiva che è il Muson Vecchio. Sono due fiumi, uno poi scorre il fiume Vandura verso Padova, quindi se ne va verso sud, l'altro invece raggiunge la laguna di Venezia. Quindi due fiumi completamente diversi, con due portate d'acqua completamente diverse. La cosa molto bella è che le campagne sono ricchissime d'acqua e quindi il panorama che noi viviamo è un panorama lussureggiante con molti alberi, una natura molto rigogliosa. E in centro paese invece la presenza di acqua rende il paese particolarmente interessante e vivo. Fiumi e canali, con i loro argini sopraelevati, rappresentano naturali palcoscenici di sicuro interesse scenografico, per alleggerire la mente e allietare lo spirito.
dobbiamo intersecare anche il fiume Tergola e poi incrociamo anche il Muson dei Sassi, quindi un altro fiume. Sono dei paesaggi che noi possiamo vivere a piedi o in bicicletta utilizzando gli argini e le loro piste ciclabili. Da nord scende una via che segue proprio il corso d'acqua del Muson dei Sassi, da Asolo ci accompagna fino a Padova, interseca due piste ciclabili, sono il Sentiero degli Ezzelini e poi il Cammino di Sant'Antonio. A Campo San Piero i fiumi diventano piccoli monumenti naturali, elementi imprescindibili del paesaggio che consentono di godere, da una prospettiva privilegiata, la vista sulla placida e morbida pianura del Veneto orientale, punteggiata di campanili, torri e città murate. Una delle cose più belle per vivere questo territorio è proprio quello di prendersi il proprio tempo e vivere una autenticità che territori esterni possono ancora dare. La natura, seguire il ritmo lento del fiume che già di per sé permette di rallentare il ritmo e di riprendere i propri passi. A piedi o in bicicletta è sicuramente il modo migliore per visitare Campo San Piero, ma tutto questo territorio. Ed è bello scontrarsi con due panorami che sono completamente diversi. Da un lato i corsi sinuosi dei fiumi, dall'altro invece il panorama creato dalla centuriazione romana, e quindi da questo scacchiera di strade dritte che sono fatte appunto di cardi e decumani, che danno una conformazione completamente diversa invece al paesaggio. In modo quasi impercettibile, la campagna cede il passo al borgo. Oltre una chiusa o al di là di un breve ponte, la città si snoda con i suoi antichi monumenti, tra cui spiccano le belle ville venete. Tra le molte dimore e degne di menzione è necessario citare Villa Querini, sede dell'ufficio turistico della Valle Agredo, Villa Campello, che ospita molti eventi sotto la sua bella barchessa ed è sede della biblioteca comunale, e le private Villa Gritti e Villa Chinaglia dalla Pria. Si tratta di monumenti esemplificativi di un modo di pensare tutto veneto, che coniuga bellezza, praticità e spirito di iniziativa. Abbiamo in tutta una serie molto vasta di ville che sono delle case domenicali, cioè quando i veneziani col loro portafoglio gonfio cominciarono a comprare tutto quello che era possibile nel nostro territorio, allora Venezia costruisce queste case, che sono case indubbiamente interessanti, ricche rispetto al resto, ma sono direzioni aziendali. Ecco, queste ne abbiamo tantissime. E la loro funzione operativa è ancora evidente, dato che quasi tutti i grandi monumenti del campo sampierese sono incubatori culturali ben utilizzati e ben vissuti. Oggi Campo San Piero è una piccola ma fiorente realtà. Ci si fa vanto della propria vocazione produttiva e della propria eccellenza in campo sanitario. Nel 2009 il Presidente della Repubblica ha attribuito a Campo San Piero il titolo di città. Questo perché Campo San Piero è sempre stato un riferimento territoriale per tutto il comprensorio, e questo per i notevoli servizi offerti sia pubblici che privati, in particolare l'ospedale di Campo San Piero, del quale siamo molto orgogliosi. Un ospedale che ha una lunga storia, è nato nel 1858 e da Pietro Cosma, che fu il donatore di questa struttura, che poi è cresciuta notevolmente nel tempo e ancora oggi è un riferimento a livello nazionale per alcune particolari specializzazioni che vi si possono trovare. Così le moderne eccellenze incontrano le memorie e gli antichi fasti. Gli angoli del centro storico, rivisti e reinterpretati dallo sguardo di un Novecento industrioso, riscoprono la loro anima rurale e signorile. Per legare tutti i punti di vista del centro storico, recentemente l'amministrazione comunale ha ideato un nuovo percorso, questa volta basato su gusto e qualità dell'accoglienza. Si tratta dell'itinerario della Fragola. Assieme all'itinerario storico, culturale di quello che è la nostra Campo San Piero, mettiamo anche un itinerario tematico che va a valorizzare le piccole realtà produttive di Campo San Piero. Ecco l'itinerario del gusto, ci sono
pasticcerie, ristoranti che vanno a proporre dei prodotti tipici locali, ma anche aziende che propongono l'accoglienza o l'itinerario del colore con dei bei negozi di abbigliamento piuttosto che di arredamento. E quindi tutte modalità nuove, se vogliamo, per mettere insieme le capacità commerciali esistenti a Campo San Piero con il potenziale turistico che è tutto da inventare. Al ricco tessuto commerciale, Campo San Piero associa la rinomata produzione agricola che porta in tavola le eccellenze di questa terra. Campo San Piero si caratterizza per un ricco tessuto produttivo, sia dal punto di vista industriale, con delle importanti aziende di riferimento per tutto il territorio, ma anche dal punto di vista di produzione agricola. Rimangono delle belle realtà di carattere piccolo-medio, alcune anche con il risvolto della produzione biologica, che mantengono la produzione di quelli che sono i prodotti tipici storicamente per Campo San Piero, che vanno dai prodotti ortofrutticoli, ai fiori, i nostri asparagi, le fragole. Si mantiene questo tipo di produzione. E proprio i frutti della terra, in particolare la fragola, sono i protagonisti del calendario camposampierese, connotato da eventi che coniugano sapori e tradizioni. Le feste più importanti di Campo San Piero sono la festa regionale della fragola, che è una fiera qui veneta, che normalmente si svolge la seconda domenica di maggio. Le giornate medievali, che sono un proseguo della festa della fragola, e adesso tra poco ci saranno le notti aperte qua a Campo San Piero. Tutti i fine settimana ci sarà negozi aperti e intrattenimenti qua in piazza. Il tutto è reso possibile dall'attività di molti appassionati volontari che non si risparmiano nell'organizzare e nel partecipare ai momenti conviviali. Campo San Piero si vive bene perché c'è una dimensione del vivere insieme tra le persone. Ci sono ad esempio moltissime associazioni, abbiamo un centinaio di associazioni che sono iscritte all'albo. Abbiamo dei quartieri che sono organizzati, abbiamo una frazione molto attiva che è Rustega, e le manifestazioni, gli eventi di ogni tipo che vengono proposti sono davvero tantissimi e sono vissuti dalle persone proprio come uno stare insieme. Abbiamo la fortuna di avere una frizzante Proloco che nella sua squadra annovera sia cultura che gioventù, idee, braccia e molta molta buona volontà e generosità. Sono veramente una grande squadra. Il saper far squadra concorre allo sviluppo di progetti di grande respiro culturale. A Campo San Piero si tiene ogni 2 anni il Festival della Poesia Religiosa, che attrae estimatori del genere da ogni parte d'Italia. Nei pressi della chiesa dei Santi Pietro e Paolo è situata l'antica Gastaldia Carrarese, poi divenuta stazione di posta, che si annuncia ancora con l'elegante insegna in ferro battuto. L'edificio esisteva già nella seconda metà del XIV secolo. Il maestoso portico a 12 arcate risale al XVII secolo e si apre su un vasto spiazzo, e sede di un prestigioso ristorante conosciuto in tutta la provincia. Sono tanti, infine, gli eventi che animano i grandi incubatori culturali, come il Bel Teatro Ferrari, struttura inaugurata nel 2011 e punto di riferimento per lo spettacolo e la convegnistica in Veneto. La mente si distende passeggiando per le vie o per i vasti spazi verdi di Campo San Piero. Attraversiamo il Parco Giochi Sofia, un giardino inclusivo pensato e progettato per accogliere tutti i bambini, anche quelli con diverse abilità motorie. E assaporiamo l'aria dolce dei pomeriggi di primavera. Qui c'è davvero l'autenticità di un territorio che è ancora incontaminato. Passeggiare o camminare o correre in bicicletta con i bambini è particolarmente sicuro perché le piste ciclabili sono tutte in sicurezza. Campo San Piero è un luogo di cui vi potete innamorare. Questo è quello che fa la differenza, a parer mio, a Campo San Piero, oltre alle tante bellezze che già abbiamo illustrato. E quindi vi aspettiamo a Campo San Piero.